Lo sapevate che il metodo della vibroacustica è scientificamente provato e che il massaggio psicosomatico è effettivamente in grado di liberare le tensioni? Noi per saperne di più siamo venuti qui al Centro Benessere Lissenza per intervistare un'esperta del settore, la signora Patrizia, che in fatto di massaggio ha una lunghissima esperienza, come potete vedere dagli attestati. Qui, se non erro, è in corso un massaggio psicosomatico. Allora, domandiamo a Patrizia, in che cosa consiste questo tipo di massaggio? Il massaggio psicosomatico è un massaggio molto profondo perché non agisce soltanto a livello fisiologico, quindi sblocca i diaframmi, vascolarizza, drena, detossina il corpo, ma soprattutto ha un effetto molto rilassante sul corpo, liberando le varie tensioni che sono accumulate nel nostro corpo. Infatti, attraverso specifiche manualità sulle fasce muscolari, la persona si sente in equilibrio con il corpo, mente e spirito. Tutto ciò proviene da un metodo di scuola di specializzazione al benessere, dove la mia formazione è di operatrice al benessere e la cui mia insegnante è Giusy Marcantonio. E cosa è necessario per fare questo tipo di massaggi? Cioè, c'è un lettino particolare, un'atmosfera? Che cosa c'è bisogno? Innanzitutto c'è bisogno di una scuola specializzata per far sì che queste tecniche possano essere svolte, e ovviamente io mi avvalgo anche di questo lettino sonoro, che è uno strumento attivo sul nostro corpo, perché attraverso l'emissione del suono su questa piana di legno le vibrazioni che emana il suono interagiscono sulle fasce muscolari e quindi anche nel sistema nervoso ne beneficia. Come rispondono i cittadini a questo tipo di tecnica innovativa? Alcuni sono titubanti oppure, diciamo, ha un grande successo sulle persone, vengono apprezzate, diciamo? Allora, all'inizio c'è un po' di titubanza perché non conoscono bene che cosa è, di che cosa si tratta. Poi, dal momento che lo provano e si rendono conto di che cosa stiamo parlando, allora me lo riconfermano e il beneficio è totale. In cosa consiste proprio il beneficio? Cioè, dopo un massaggio psicosomatico, la persona a cui si sottopone come si sente? Cioè, rilassata? Che sensazione prova? La sensazione che si prova quando si fa un massaggio psicosomatico è di estremo benessere, perché coniuga sia l'aspetto fisico sia l'aspetto emotivo. Come direbbero i latini, mens sana in corpore sano. Esatto. A me incuriosisce particolarmente questo lettino sonoro. Che proprietà ha in effetti? Come è fatto? Allora, questo lettino sonoro è praticamente fatto in legno, è fatto da un musicoterapeuta, è stato studiato apposta per questo tipo di lavoro. E che cosa succede in realtà? Queste vibrazioni del suono scorrono sulla piana di legno, arrivando in profondità, quindi drenando il nostro corpo, allentando tutte le tensioni. Quindi, come avevamo detto inizialmente, va a agire in profondità. Sì. Ma a me interessa anche molto questo aspetto del lettino. In pratica ci sono proprio degli ingegneri e degli artigiani che si occupano di questo tipo di strumenti, in un certo senso anche molto sofisticato. Sì, in realtà sì, e c'è proprio uno studio specifico per questo tipo di metodo. E per quanto riguarda l'atmosfera che si viene a creare, è importante, cioè influisce per esempio la musica o le luci, l'atmosfera? Beh, diciamo che l'ambiente è anche basilare per contribuire il tutto ad avere un risultato. E, è chiaro che anche i colori che sono stati scelti per il centro, c'è stato anche uno studio su questo tipo di colore. E la tecnica è Feng Shui, quindi sulla bioarchitettura, e quindi anche i colori sono stati studiati apposta. La musica è importante perché anche quella è la prima cosa, interagisce sul sistema nervoso e quindi rilassa la persona. C'è anche uno studio apposta per questo tipo di lavoro. Quindi un intreccio di musicoterapia, cromoterapia, c'è molto dietro. Per quanto riguarda le musiche, sono proprio più orientali, devo supporre.
Ma le musiche dipende da un lavoro che voglio fare o che vogliamo fare. Ci sono quelle più rilassanti, quelle più energizzanti, diciamo, quindi dipende da su che cosa vogliamo lavorare, e in base anche alla frequenza del suono. Il principio è lo stesso, cambia leggermente la tecnica. Con questa pedana si possono fare nuovi tipi di tecniche di massaggio. Quali sono queste tecniche? Allora, qui abbiamo la pedana sonora, che ha lo stesso concetto del lettino sonoro, perché è stato progettato dalla stessa persona. La differenza è soltanto una differenza, diciamo, di comodità, perché qui io lavoro in ginocchio o seduta e svolgo le tecniche Ayurveda e tibetano e cranio sacrale, quindi sono tecniche che agiscono sempre per la distensione, per le tensioni. È stato costruito appunto per agevolare l'attuazione di queste tecniche. Tutta la colonna vertebrale si sta vascolarizzando, quindi i tessuti si irrorano di sangue, le tensioni a livello muscolare si allentano e il cingolo scapolare piano piano si allenta e riprende la sua posizione. Quindi le tensioni vengono sciolte. Questa è la stanza della Thalaxotherm. Mi hanno spiegato che il principio su cui si basa la Thalaxotherm è basato sull'acqua, in particolare sotto forma di vapore, in particolare nell'alternanza di temperature calde e temperature fredde, che provocano nel corpo una vasocostrizione e una vasodilatazione, in pratica una sorta di ginnastica vascolare. Mi avete spiegato prima che si basa su un processo di ginnastica vascolare, in che cosa consiste? Allora, in questo caso è l'acqua sotto forma di vapore che arriva a una certa temperatura secondo il tipo di programma che noi impostiamo e l'alternanza, quindi con l'acqua fredda, quindi questa vasodilatazione, questa vasocostrizione crea questa ginnastica vascolare, quindi c'è un forte drenaggio a livello linfatico, a livello ematico e quindi c'è un forte benessere per tutto il corpo, perché diciamo che il corpo si detossina non soltanto a livello superficiale ma in modo profondo. Ci sono vari tipi di Thalaxotherm, di programmi, anzi dovremmo chiamarli di Thalaxotherm. Ho sentito parlare di fango, fieno, in che cosa consistono e quali sono le tipologie? Si può fare fangoterapia, algoterapia, aromaterapia, anche il fieno, la fienoterapia. Ecco, ma quali sono le differenze? Per esempio, che cosa giova la fangoterapia? Allora, innanzitutto bisogna stabilire che tipo di fango, se mettiamo un limo, un'argilla verde ventilata, un'alga, quindi bisogna stabilire il prodotto che applichiamo a secondo il tipo di anestetismo. Comunque, entrambe, diciamo, questi prodotti, questi fanghi, hanno un'azione che agisce a livello, quindi detossinano, purificano la pelle, agiscono sul microcircolo, agiscono sulla cellulite, drenano moltissimo e quindi il beneficio è un beneficio a 360 gradi. Probabilmente quindi sarà una tecnica molto ricercata dalle donne in vista dell'estate, se combatte la cellulite. Non solo dalle donne, anche dagli uomini. Quanto dura una Thalaxotherm e soprattutto quante sedute bisogna fare per notare dei miglioramenti visibili anche sul proprio corpo? Allora, la Thalaxotherm dipende dal programma che uno imposta, in genere dura 20 minuti,
sì, mezz'ora, dipende dal tipo di trattamento che vogliamo fare. È chiaro che questo tipo di trattamento viene sempre associato al massaggio psicosomatico, perché entrambi le tecniche lavorano quindi sulla detossinazione e sul drenaggio del corpo, però in modo diverso. Qui attraverso l'acqua sotto forma di vapore, invece col massaggio psicosomatico attraverso la manualità. Patrizia ci ha aperto nuovi orizzonti sul mondo dei massaggi, noi la ringraziamo per il suo importantissimo contributo che sicuramente sarà prezioso anche per i moltissimi telespettatori. Io ringrazio voi di avermi dato la possibilità di poter parlare di queste nuove tecniche a tutti i telespettatori, grazie. E allora al prossimo appuntamento con il benessere.